La giostra straordinaria dedicata al Giubileo non è solo l'evento dell'anno per Arezzo, ma potrebbe portarci anche un particolare record. Mario Capacci, storico giostratore, tenterà di battere il suo precedente record, correre una carriera a 75 anni. E agosto, se tutto va bene, l'avevo promesso l'anno scorso, non ho potuto fare, e allora di agosto proverò a fare questo tiro 2 in piazza, perché sono 75 anni e nessuno mai ha tirato. Ne ha tirato uno, un coglione, che ero io a 67 anni e mezzo, e provo a 75 se il ragazzo tiene, se riesco, se no dirò ci ho provato, altrimenti è un record che, insomma, dai, bello. Non ce n'è tanti a 75 anni che vengano qui e tirano nel buratto. Ecco. Scegli quindi la giostra della, questa, sì, del Giubileo? Sì, esatto, proprio perché sì, ho più tempo di prepararmi, perché ora di luglio come gruppo cavalieri si va in Polonia, fanno il 40° torneo, pertanto noi ne abbiamo, se ne fa 25 anche noi quest'anno, sì, che è un bel dire. E così è un allenamento, abbiamo altre esibizioni, in modo che arrivo all'agosto che perlomeno sono un pochino preparato, ecco. Ma una giostra, qualcuno l'aveva anche proposta, una giostra, diciamo, con i nomi storici, sarebbe possibile? No, ma non è possibile, non è possibile, perché ti dico subito, guarda, non ci sono, devi andare a pescare un pochino fuori, ma diciamo non ci sono, perché insomma, stasera qui ce ne è 2 o 3 dei miei colleghi, ma chi c'ha male alle reni, chi c'ha male, chi c'ha un po' di ernia al disco, chi c'ha una sciatica alla gamba, io insomma i miei colleghi, pur che hanno 10-15 anni meno di me, sono messi in questo modo, gli è difficile, ecco, dover prendere, tirare nel burattino. Io lo farei. Insomma, ci possono essere dei nomi, ripescare a Faenza, ma insomma, dai, oggi abbiamo la provaccia che conta, così si vede i nostri giovani, e poi la giostra, dai, ora, tanto noi vecchiarelli a questo punto non si dice più niente.